Carlotta, pochi giorni e partirai per Miss Italia. Ho quasi le valigie pronte, possiamo dire. Sì, manca una settimana e poi partiamo. La tensione un po' c'è, però siamo pronti. Rappresentare Arezzo con la tua bellezza, che cosa ti porta dentro? Mi porta tanto e anche per me è una responsabilità comunque. Spero di passare per me stessa, per le persone in cui credono in me, ma anche per la stessa città. Porterai con te qualcosa di Arezzo che ti porti fortuna o che ti aiuti da tenerti vicino in questa importante gara? Ma porterò tutto, porterò tutta Arezzo, perché comunque in questi 9 mesi sono stata accolta molto, molto bene. Mi hanno chiamato in tanti per le varie manifestazioni, per fare da madrina, quindi porterò tutti loro anche. 9 mesi che sono stati, immagino, abbastanza lunghi, avrei dovuto fare 1000 sacrifici. C'è qualcosa che ti manca in particolare, che in questi mesi hai dovuto rinunciarci e che non vedi l'ora di poter rifare? No, forse qualche serata in più con gli amici, però quelle avrò tempo. Qual è la cosa che ti aspetti di più da questa esperienza? Cosa pensi che ti rimarrà alla fine? Io quello che mi aspetto è di crescere come persona, e già ho visto molti, molti miglioramenti. E poi non mi aspetto in realtà niente, spero comunque di fare la mia parte, insomma, bene, spero di impegnarmi in tutto e poi come andrà, andrà. In tutti questi anni hai partecipato anche a altri concorsi, avevi già provato anche a Miss Italia. È un'esperienza quindi che in parte già conosci. Come è stato le altre volte? Esatto, io iniziai a 17 anni e provai per Miss Mascotte, che è sempre il concorso inerente al concorso di Miss Italia, però per le minorenni. Ho provato per vedere comunque com'era questa esperienza, se mi trovavo bene. Il risultato è stato positivo, ho avuto le mie soddisfazioni e quindi ho riprovato. Una domanda proprio da donna, ma non ti imbarazza essere sempre così tanto bella e quindi con gli occhi di tutti addosso? I primi momenti sì, avevo un po' di imbarazzo, anzi passavo con lo sguardo basso, però adesso dopo un po' comunque ti abitui e col tempo tutto migliora. Fai un saluto agli aretini allora, che ti devono vedere e ti devono anche votare. Aretini, fatevi sentire! Ciao a tutti!